tenere il passo della Recanatese, ieri vittoriosa contro il Vasto Girardi e restare aggrappato al Trastevere, oggi di scena contro il Porto d'Ascoli, in casa Atletico Terme Fiuggi. Sono chiare le intenzioni al capo, ai prati arriva il Nereto, penultimo ma reduce dalla vittoria contro l'Aurora. Alto Casertano è la decima giornata del campionato di Serie D Girone F, un saluto da Mattia Monti, è tutto pronto e le squadre entrano in campo. Si attende solo il fischio del direttore di gara, sguarda il cronometro, avvia il match del capo ai prati. Strattonato il numero 4, palla dentro, c'è già un'occasione per l'Atletico Terme Fiuggi, ma il controllo è difettoso di Papaserio. Per Papaserio che alza la testa, torna ancora dal capitano, che è sempre largo a destra. Il cross è buono per Falle che prende il terzo tempo. Ahmed Meiri che va con le mani ancora da Ficara, questa volta un po' in difficoltà, riesce anche a recuperarla. Serie di rimpalli, c'è un tocco con il braccio. E anche un giallo per Meloni, se non vado errato. Parte Falco, pallone che scavalca la barriera, ma la risposta di Ahmed Meiri è pronta. Con la forza fisica, anche con una discreta tecnica. Poi è difficile la gestione del pallone, in questo caso per il Fiuggi. Arriva anche un giallo e un rosso, incredibile. Decisione del direttore di gara, che prende un po' alla sprovvista anche i calciatori dell'Atletico Terme Fiuggi. Giallo. Doppio giallo per Samuele Meloni, che deve lasciare il campo. Recupera Ficara che va a calciare, colpisce fallo sulla schiena, posizione regolare, fallo! Forse con un po' di fortuna, ma segna sempre fallo. 1-0 il capo ai prati, la sblocca al 9. Azione confusissima al limite dell'area di rigore del Nereto. Da Papaserio, poi Gallinari non riesce a controllare il pallone. Forgione superato da Sant'Angelo che va dentro con l'esterno. Posizione regolare di Ristoschi che controlla col destro e calcia. Palla alta un paio di metri oltre la traversa. Con Papaserio che riesce a recuperare il pallone, allargarlo a destra per Rocchi. Può andare al cross morbidissimo per Falle che non la tocca. Al secondo palo Gallinari calcia, ribattuta, si avventa sul pallone Ficara che a porta vuota non può che segnare il gol del 2-0 al tramonto del primo tempo. 0-2 al capo ai prati, ha segnato Alessandro Ficara. Della formazione di Fabrizio Romondini, che ricordiamo è in 10 uomini per l'espulsione a Samuele Meloni per doppio giallo. Maidani insegue il pallone, lo tiene in campo, la mette dentro col mancino, diventa quasi un tiro in porta, se la lascia sfuggire a Ahmed Meiri, accorcia subito le distanze il Nereto con questo erroraccio dell'estremo difensore dell'Atletico Terme Fiuggi sul cross di Maidani. 2-1 del Nereto, si è un attimo appiattita, mentre adesso viene messo giù un calciatore dell'Atletico Terme Fiuggi e arriva il doppio giallo anche per Scatozzo. Parità numerica ristabilita, rosso per Scatozzo. Tocco per Maidani, pensa al cross con il destro, è una finta, manda al bar Flores, è una conclusione poi. Ma riesce anche a lanciare benissimo per Maidani. Uno contro uno con Dinezza. Maidani pensa al cross con il mancino che parte sul secondo palo. Ristoschi di testa! Brivido sulla schiena di Meiri. Palla al lato. Va dentro o quantomeno ci prova. Rizzitelli allora prende il largo sulla destra. È un 2 contro 1. Rizzitelli non lo prende nessuno. Al centro c'è Flores. Rizzitelli in area di rigore. Rizzitelli dentro. Un po' pigro il pallone. Chiuso da Tajani. Forse l'ultima opportunità per il Nereto, non è così, arriva il triplice, fischio di Cristian Robilotta, cala il sipario al capo ai prati, ha vinto l'Atletico Terme Fiuggi contro il Nereto con il punteggio di 2-1.